Dopo poco meno di 24 mesi di tempo di costruzione, sabato 28 marzo è stata ufficialmente inaugurata a Bolzano, in via del Macello, la nuova sede centrale. Il presidente della giunta provinciale Arno Compacer e il sindaco di Bolzano Luigi Spagnolli hanno tenuto i loro discorsi di benvenuto. Il decano del Duomo di Bolzano, Bernard Holzer, ha impartito la benedizione all'edificio e a tutti coloro che lavorano al suo interno. I nostri dipendenti sono già da 2 settimane in questi uffici, tutti hanno detto che sono bellissimi, si riesce a lavorare con una grande motivazione, siamo tutti contenti, andiamo nel nostro futuro. I numerosi ospiti hanno avuto la possibilità di visitare la nuova sede. La costruzione della forma a zigzag è stata progettata dall'architetto Christian Rübert. L'edificio è composto da 3 piani fuori terra nei quali si trovano i posti di lavoro concepiti secondo il concetto degli spazi aperti. Non esistono uffici chiusi tra 4 mura, nemmeno per il direttore generale. Una bellissima giornata dove festeggiamo insieme con i nostri soci, una cosa che significa molto per noi perché in sostanza è il patrimonio dei soci che ci mettono a disposizione per poter essere produttivi, per poter portare fuori dei servizi eccellenti. Il gruppo di lavoro Bergundtal Innocad ha ideato il concetto per il design degli interni, denominato Space for Dialogue, mentre a Esther Stocker è stato affidato l'incarico di trasferire la sua arte nell'architettura. Alla festa di inaugurazione hanno partecipato circa 2.000 soci di Banca Popolare Volksbank, tra i quali anche la madrina della nuova sede, la piccola Lisa Marie Seipacher. Con un vasto programma di intrattenimento che ha reso allegra e piacevole la giornata, si è festeggiata in modo appropriato l'inaugurazione della nuova sede di Banca Popolare Volksbank. I festeggiamenti sono durati fino al tardo pomeriggio.